la taverna, ma io ho una curiosità anche in virtù del fatto del primo punto che è stato evidenziato, anche in virtù del fatto delle tante problematiche che si sono sviluppate su WhatsApp e su Google in merito alle nostre esternazioni, e a me ha fatto sorridere vedere fuori da questa stanza, mentre qui c'è uno streaming, quindi che noi siamo platealmente con le nostre dichiarazioni davanti a tutti, rilasciare delle interviste. Allora, legittimo, chi si sente di farlo lo faccia. Personalmente sono stata attaccata pesantemente per la poesia che ho scritto, della quale non vedo il reale motivo se non da parte di alcuni di essersi sentiti chiamati in ballo da alcune mie affermazioni per non poterlo scrivere sulla mia pagina Facebook, e mi chiedo come mai, a fronte di una riunione che si sta facendo oggi per evidenziare effettivamente il problema che nasce dal personalismo e dalla necessità di stare sui media a dare delle informazioni parzialmente, a volte mai condivise con gli altri, quando abbiamo deciso di fare un confronto schietto, aperto davanti a tutti e stavamo tentando di farlo. Per quel che dice Paola, sono come quasi sempre totalmente d'accordo con lei, quindi vorrei si evitasse di uscire e fare dichiarazioni ancora. Allora, io sono convinto che in assoluta buona fede ci siano stati degli errori, anche ripetuti purtroppo, da parte di alcuni di noi, errori che però adesso non possono più essere tollerati. Noi siamo qua per cambiare il sistema, siamo qua per mandarli a casa tutti e comunque per permettere al Paese di avere una prospettiva di speranza che altrimenti non avrà. Io leggevo pochi giorni fa un post, se volete anche molto molto semplice per certi versi, in cui si davano indicazioni relative al nostro prossimo futuro economico. Non c'è affatto da ridere, il paese è alla frutta. Ci vogliono far credere attraverso i media sapientemente orchestrati da loro che invece la prospettiva è ben diversa e rosea e che magari con la nostra corresponsabilità si potrebbe addirittura velocizzare questo aggancio della ripresa. Non ho più esitazioni, non ho più dubbi, ma mi sono reso conto che con questa gente non c'è possibilità affatto di collaborare perché il paese possa tornare ad avere una speranza. Per cui, ancor più di prima, con forza, sono convinto che questa sia una gerontocrazia che va semplicemente rispedita a casa, anche perché continuano ogni giorno di più a far danni. Ruberò ancora poco tempo. Qual è il pericolo? Che noi, non ben consci di tutto ciò, si dia la sponda a chi il sistema ci manda affinché noi si scivoli. E chi sono questi signori? I giornalisti. Sara Paglini, a me piacerebbe uscire questa sera o al più tardi domani, insomma, da quest'aula con delle risposte, perché qui fuori abbiamo fuori, ma non solo fuori, fuori anche dal palazzo, delle persone che ci stanno incalzando, che ci stanno chiedendo delle cose ben precise, ma non solo loro, soprattutto la rete. In questi giorni, poi che eravamo a casa, abbiamo avuto modo di girare un pochino più in rete, vogliono sapere una cosa molto chiara. Ma è vero, ci sono i dissidenti? La risposta è assolutamente no. Questo potrebbe avvenire tramite un semplicissimo comunicato firmato da tutti noi 50, in cui si dice che in caso di eventuale voto per un appoggio a un altro gruppo politico, noi ci rifiutiamo perché questo non è stato il nostro intento da quando siamo venuti qua. Qualunque tipo di intervista, di opinione, significa dare loro in mano delle armi. Quindi non è voler tenere, zittire le critiche, anzi, io senza critiche penso non si vada da nessuna parte, ma fornire delle armi, anche spuntate, ma comunque delle armi al nemico. Questa è la mia opinione. Dobbiamo assolutamente smetterla di parlare con i media pensando che questi lo facciano per divulgare informazioni. Innanzitutto una premessa di questa riunione, ovviamente di questi incontri, quelli domani sentiremo solo parlare delle cose pittoresche, ma delle cose magari serie dette nell'ambito di questa parte della riunione, ovviamente nessuno riporterà nulla e lo dico ai media che ci stanno ascoltando.
Uno dei passaggi fondamentali che avviene ogni volta ed è riguarda la parte seconda è quella dell'incomprensione dei post di Beppe Grillo, come se i post di Beppe Grillo fossero chissà quale cosa avulsa da quello che è stato sempre detto o fatto. Noi siamo qui con un mandato, siamo stati eletti sulla base di un programma elettorale fatto da 20 punti e noi quei 20 punti dobbiamo portare avanti come primo obiettivo. Tutta a casa, piccole e medie imprese, ricordate, reddito di cittadinanza. Su queste tre cose ci dobbiamo basare. Avendo chiaro queste, secondo me tutto il resto riusciamo anche ad affrontarlo. Sono speculazioni su fatti che non si sanno minimamente se si verificheranno oppure no. Tutti questi film non sono pure operazioni di fantasia. C'è chi ci guadagna e sono PD PDL che si gestiscono questo tipo di relazioni di ricatto tra moglie e marito che si sono già insomma consolidati come coppia. L'abbiamo visto forse, ripeto, ingenuamente qualcuno di noi che spera, frustrato da questi mesi di oggettiva difficoltà a cambiare lo stato di cose, cerca delle vie per riuscire a cambiare lo stato che giustamente Nicola prima diceva di questo paese è drammatico alla frutta, e questi signori non se ne accorgono. Allora io penso che andare a sostenere l'idea di un governo 5 Stelle o di un governo che supporti il supporto tecnico, qualsiasi ipotesi che noi adesso, di cui adesso noi possiamo discutere, va a infrangersi contro alcuni paletti, alcuni punti fermi. Il primo è il presidente Napolitano, che non ha mai accettato nessuna delle nostre proposte, no? E quindi finché c'è lui dubito che avremo un'opzione in questo senso. E la seconda è il PD, che non ha votato nulla di nessuna dei nostri emendamenti, mozioni, proposte, anche quelle più di buon senso, e lo stesso vale anche per il PDL. L'idea che questi partiti possano fare qualcosa di buono con noi è oggettivamente lontana. Laura Bottici, allora, a parte che per il problema dei media, ora, in questo istante, io vorrei che alcune persone che rilasciano dichiarazioni si rendano conto che spesso le proprie parole vengono poi interpretate dai giornali. Ora sta uscendo che il problema delle 5 Stelle è il grillismo. Io mi ricordo sui palchi quando urlavamo tutti a casa e le parole di Vitto sono quelle che io ho sentito dalla bocca di ogni senatore che è qua. Se qualcuno che era sui palchi e faceva la campagna elettorale poi si è dimenticato di quello che urlava, forse ce lo deve dichiarare ora, ma non tra qualche giorno, lo dichiari ora. Io posso dichiarare personalmente che Laura Bottici non intende appoggiare nessun governo che non sia esclusivamente del Movimento 5 Stelle, non voglio fare nessuna alleanza, la rete non la vuole, ci ha votato il 25% per questa cosa. Io ve lo ripeto, se dobbiamo continuare a discutere su quei punti, che poi sui personalismi, è verissimo che ci sono persone che in qualche modo si sentono più senatori di altri e non per utilizzare in malo modo la parola, ma più competenti, più stanno cercando un riscatto della propria vita qua a Roma, ha sbagliato il luogo. Noi siamo qua perché siamo portavoce e dobbiamo portare le voci che abbiamo urlato in campagna elettorale e cercare di salvare quest'Italia, perché è vero che non abbiamo più tempo, l'Italia non ha più un soldo, stiamo toccando delle riserve basilari per il nostro bilancio di Stato. Quindi questi ci raccontano delle frottole immense, non diamogli credito e non ascoltiamo i giornali su quello che possono dire. Se affermano delle stupidaggini, smentiamo. Scusate, voglio 30 secondi per farvi capire a che livello sia l'informazione italiana. Questa è Repubblica, Movimento 5 Stelle, le accuse dei senatori a Grillo, basta bigottismo e post violenti. Voi sapete meglio di me che molto spesso si legge non l'intero articolo ma il titolo. La discussione che abbiamo avviato oggi sarebbe condensata da questo. Noi saremmo qui a mettere sul banco d'accusa degli imputati Beppe, assolutamente fuori da ogni...
No, non si può denunciare, però la diretta ci serve per far capire a che livello di mistificazione della realtà si sia arrivati, come Repubblica anche altri. Tra l'altro, no, vorrei dire ai giornali che non abbiamo ancora terminato l'assemblea, dal momento che hanno descritto a chiusura di assemblea, siamo ancora qui. Comunque, è già questo. Allora ragazzi, io invece vorrei fare un appunto sul metodo, perché noi stiamo affrontando questa bella discussione e io non ho ben chiaro dove dobbiamo arrivare, perché in realtà io sono arrivata qui con dei punti molto fermi, che sono i nostri 20 punti, no alleanza e mandiamoli tutti a casa, e ce lo siamo ripetuto. Per essere qui ad occupare queste onorevoli poltrone, che con tanta fedeltà poi vanno i nostri, alcuni dei nostri colleghi a rimarcare il ruolo di senatore, perché noi siamo senatori e non così uno qualunque, e quindi abbiamo il nostro buon motivo per discutere e parlare, io ci sono arrivata insieme a tutti voi grazie al linguaggio di Beppe Grillo, che io non trovo assolutamente violento, ma trovo deciso, fermo ed estremamente coraggioso, e con presunzione dico che molti di voi, quasi tutti, mi appaiono altrettanto coraggiosi quando difendiamo quello che noi riusciamo ad ottenere e riusciamo a non far passare in questo Parlamento. Io poc'anzi ho anche postato una foto dei giornalisti ammocchiati qua fuori, perché sono qui solamente quando hanno del gossip intorno, e questo gossip l'abbiamo provocato noi, alcuni dei nostri colleghi che vanno a sfogarsi ai giornalisti, appunto. Quello che Barbara voleva dire, e anche Paola, adesso lo dico io a nome di tutti, magari guardando anche la telecamera perché ci sta ascoltando, Repubblica, vergognatevi, vergognatevi. Una di queste modalità è proprio questa, quella di travisare, quella di far passare ciò che non è al loro scopo e al loro uso, e distruggere gli altri. Questo è gravissimo, e quindi io credo che veramente noi dobbiamo denunciare questa strumentalizzazione dell'informazione. Prima a me mi hanno chiesto fuori: ma non temete che con la diretta venite strumentalizzati? Ho detto no, perché la diretta non ci strumentalizza. No, loro dicevano perché andate in streaming? Non temete di essere? No, perché nello streaming non siamo travisati, nei vostri giornali siamo travisati, e già gliel'ho detto prima. Quindi proprio una cosa assurda, e non veramente. Allora continuiamo effettivamente a restare compatti. Credo che sia importantissimo, sulla base di quello che ha affermato Morra, di quello che hanno affermato altri di noi, mettendo in luce proprio quello che si diceva prima, qual è la linea e qual è la realtà del movimento. Sulla base di questo, chi ha qualcosa da ridire lo dica apertamente. Dopodiché sono d'accordissimo con quello che diceva Sara, sottoscriviamo tutti chi siamo, cosa pensiamo e cosa siamo venuti a fare qui, e diamo una risposta sonora e solenne. Questa maggioranza ha agito soltanto per decreti. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito in streaming, che sono più di 1500 persone, grazie a tutti di essere stati con noi. Grazie della pazienza. Se sfilate verso il centro vi vedono andare via. Grazie davvero di averci seguiti. Se riuscite, domani alle 11 siamo di nuovo qui per voi.